Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Professione Motori. Inizia questa settimana sempre con la programmazione dedicata al mondo dell'automotive. Vado come sempre a salutare il mio collega qui in studio, Filippo Gherardi. Ciao Filippo, buonasera. Ciao Martina, buonasera e ben ritrovata naturalmente in questa appendice finale di 2021. Comunque sempre qui, carichi e pronti a raccontare gran parte delle novità del mondo dell'automotive. Raccontiamo gran parte infatti delle novità del mondo dell'automotive facendo anche un po' di resoconto, essendo appunto fine 2021, e vado infatti a salutare il nostro ospite in collegamento video, Giulio Marco d'Alberton, responsabile comunicazione Peugeot Italia. Ciao Giulio, buonasera e ben ritrovato. Ciao Martina, Filippo, buonasera a tutti, ben ritrovati. Giulio, si sta concludendo questo anno, sicuramente un anno decisamente positivo per casa Peugeot, soprattutto quello che dicono le ultime notizie, perché andiamo subito e dedichiamo tutto il primo blocco sulla vettura che, oltre ad essere stata eletta come Auto Europa 2021, si proclama ancora oggi come, anzi oggi, come la vettura più venduta in Italia. Stiamo parlando di Peugeot 2008, che appunto ha preso il posto della più piccolina 208, di cui magari parleremo meglio nel secondo blocco. Giulio, lascio subito la parola a te, raccontaci questo grande successo. Derivante dalla critica, quindi il premio Auto Europa 2021 è stato un segnale molto forte. Ha sempre più fidelizzato la propria elettrica, è assolutamente portabandiera, manifesto, copertina dell'elettrificazione di Peugeot. Io aggiungo un'altra cosa, per me la 2008 è sempre stata efficace, molto bella anche nell'ultimo restyling, però estremamente versatile. Esattamente, anche ampia scelta infatti a livello di motorizzazioni, come appunto citato Giulio, perché si può scegliere sicuramente dal motore tecnologico benzina 1200 3 cilindri PureTech, declinato in tre potenze 100, 130 e 155 cavalli, poi abbiamo il diesel Blue HD 1500 da 110 oppure 130 cavalli, e poi abbiamo la E2008, la versione 100% elettrica, 136 cavalli, batteria da 50 kW, 260 Nm di coppia massima e 345 km di autonomia. Non pochi, Filippo. No, medio-lunghe. Però per la sua, le sue forme non necessariamente abbondanti, la sua agilità, perché è una macchina anche molto agile, a discapito invece della prima Auto Europa, quindi in quel caso fu la critica, noi giornalisti, esatto, ad acclamare. Soprattutto perché ha tutti i punti di forza per poterlo essere, Filippo. Credo... design, estetica, comfort a bordo, tecnologia interna, motorizzazioni, perché appunto massima versatilità anche su motori. Certo, power of choice, ma in generale è realmente l'esempio di una macchina moderna, ed è il motivo per cui la gente la sta comprando, e perché Peugeot giustamente, immagino, anche se d'Alberton non ci svelerà nulla del passato, non lo fa da 10 anni, ci continuerà a investire anche nei prossimi anni. Esatto, poi io ovviamente credo che Giulio sia d'accordo con noi, giusto? Esattamente, noi però ci fermiamo per qualche istante, lasciamo la linea alla regia, rimanete con noi con Professione Motori per parlare di Peugeot 208, a tra poco. Bentornati alla seconda parte di Professione Motori, sono sempre qui in studio con Filippo Gherardi, qui con me, e vado nuovamente anche a presentare Giulio Marco d'Alberton, responsabile comunicazione Peugeot Italia. Giulio, ci eravamo interrotti perché il primo blocco l'abbiamo dedicato ampiamente alla Peugeot 2008, ora parliamo di Peugeot 208. Facciamo e partiamo da un podio un po' virtuale di casa Peugeot. Peugeot 2008, l'auto più venduta in Italia, seconda Peugeot 208, ma anche ampio spazio a Peugeot 3008, Filippo. Terzo posto, podio, esatto. Podio virtuale ma anche molto significativo, perché abbiamo parlato abbondantemente nel primo blocco della 2008 e la 208. Giulio. Ma Filippo, anche qui ampia scelta di motorizzazioni, perché abbiamo il diesel benzina, ma soprattutto la motorizzazione ibrida plug-in, che si può scegliere tra il motore PureTech da 150 a 180 cavalli, abbinato al motore elettrico da 81 kW, il tutto abbinato alla trasmissione ad 8 rapporti e a T8. Automatica, esatto. Ma guarda, siamo i numeri, lo dice la fidelizzazione che ha saputo creare comunque sul mercato italiano con i clienti italiani, lo dice il modo in cui il suo... Assolutamente d'accordo con te, Filippo. Andiamo subito a salutare quindi Giulio Marco d'Alberton, responsabile comunicazione Peugeot Italia. Grazie Giulio per il tuo intervento e ti auguriamo anche buone feste e buon Natale. Grazie a voi e auguri anche da parte mia. Grazie mille Giulio, e Filippo Gherardi saluto e ringrazio anche a te. Ciao Martina, grazie, ci vediamo ancora per un'ultima volta, e poi comunque anticipo anch'io auguri di buon Natale, oltre che a Giulia, a tutta Peugeot Italia, a chi ci ha seguito anche stasera.
Ringrazio e saluto tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito e ci vediamo alla prossima con Professione Motori. Buona serata.